tutti, è veramente, è sempre un'emozione. E questa emozione, insomma, me la date tutti quanti voi e mi dimostrate che in effetti poi il mio impegno non è vano, non è inutile, perché mi dimostrate quello che ho sempre pensato, che non ha vinto la mafia, abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi perché dopo 32 anni siamo qui e ci ricordiamo di quegli uomini. E oggi la TEC è qui proprio perché non li hanno fermati, quel 23 maggio non li hanno fermati. Ma noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo a macinare chilometri. E quindi grazie, grazie a tutti quanti voi, grazie al sindaco, grazie all'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia, grazie a tutta l'autorità presente, un grande bacio al sottosegretario Bandaferro, che oltre a essere un sottosegretario è un'amica, quindi grazie. Detto questo, dobbiamo però dire ai ragazzi che devono essere la scorta di questa Italia. Voi dovete essere migliori di noi, voi dovete essere curiosi, dovete farvi delle domande, perché voi dovete fare in modo che certe cose non accadano più. Questo dovete essere. Quindi fatevi sempre delle domande e chiedetevi cosa è successo. Non pensate a loro come degli eroi, non erano eroi. Antonio era un poliziotto, aveva fatto un giuramento e quel giuramento non gli ha fatto fare un passo indietro. Ecco, sta lì la grandezza di quegli uomini. E quelle scelte di quel ragazzo che a 24 anni decide di scortare l'uomo più a rischio d'Italia, dopo 32 anni, a me e ai suoi figli ci fanno camminare a testa alta in tutta Italia. Ecco, questo dovete fare. Camminare sempre a testa alta. Ma per camminare a testa alta dovete essere dei bravi cittadini. Dovete sempre fare la cosa giusta, e la cosa giusta, essere dei bravi cittadini, significa rispettare la legge. Questo dobbiamo fare se veramente vogliamo ricordare quegli uomini, se no stiamo facendo solo chiacchiere in questa piazza. Ecco, dovete essere dei bravi cittadini. Andate a casa dai vostri genitori, dai vostri nonni e chiedete cosa stavi facendo quel 23 maggio. Loro se lo ricordano. Quella bomba a Capaci, quei 500 kg di tritolo sono entrati in casa mia e io e i miei figli ne portiamo i segni addosso. Però, vi ripeto, ci fanno camminare a testa alta e io vorrei che tutti quanti voi aveste questa possibilità di camminare a testa alta. Ringrazio i poliziotti, la Polizia di Stato, io sono innamorata della Polizia di Stato, che nessuno, insomma, la prenda a male, ma per me la polizia è polizia, è la mia famiglia, e quindi quando vedo le divise dei poliziotti mi emoziono sempre. E ringrazio anche i due poliziotti che mi accompagnano e accompagnano i colleghi Antonio Viterrocco in tutta Italia, quindi un grande grazie va anche a loro. Grazie a tutti, grazie. Questo è per lei, da parte di tutta l'amministrazione comunale. Grazie a lei, grazie per le sue parole. Ringraziamo ancora Tina Montinaro per le sue preziose parole. Invito ora a salire qui sul palco e a raggiungermi il sottosegretario.